Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre, notte horror. 5 novembre, cortometraggi. 6 novembre, videoclip, animazione e documentari. Dal 4 al 6 novembre, Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera commentano la notizia del giorno. Tommaso Piccolo, appena maggiorenne, ha partecipato al quiz di Rai 1 L'Eredità ed ha vinto 45.000 euro nella prima puntata e 90.000 euro nella seconda, per un totale di 135.000 euro incassati. È giusto secondo lei che i quiz televisivi prevedano vittorie con cifre simili? I quiz televisivi da sempre hanno permesso a gente comune di inseguire il sogno, tra virgolette, della ricchezza, perché poi comunque le vincite non ti danno mai la ricchezza, ti danno un po' di sicurezza economica. Io da parte mia ritengo che sia giusto e io sono uno di quelli che qualche volta ci ha provato. Quindi secondo me è una cosa giusta, perché dà, come ho detto prima, la possibilità a persone normali di inseguire un sogno, che è quello magari di togliersi o qualche sfizio o di creare qualcosa di, cioè di distaccarsi dal lavoro di tutti i giorni e creare qualcosa di nuovo. Ovviamente no. No, come mai? Beh, come mai? Perché è abbastanza normale il pensare che gente, rispondendo a, d'accordo, a delle domande, possa vincere una cifra così esagerata con la crisi che c'è in giro, con tutte le cose che si vedono e si sentono, cioè ci sembra impensabile. Il fatto che in un paese dove tante famiglie faticano ad arrivare a fine mese da una realtà non è un modo di dire, trova che sia un po' una contraddizione il fatto che i quiz televisivi poi effettivamente regalino così tanti soldi? Molta contraddizione, sì, direi parecchia contraddizione, e naturalmente non si riesce a capire. Qualcuno fa notare che la RAI in più è finanziata in parte anche dalla cittadinanza, no? E quindi in un qualche modo Mediaset può permettersi di fare un po' quello che vuole, perché comunque è privata, invece la RAI no. La RAI assolutamente no. Lo so, d'altronde purtroppo viviamo in un mondo così. Lei li guarda questi quiz? Assolutamente no, no, assolutamente no. Non mi capita di guardarli, ecco. Però può succedere che se non le guardo io, magari le guarda qualcun altro a tavola, può succedere. No. Come mai no? No, perché noi paghiamo la RAI e la RAI dà soltanto programmi proprio, non saprei come esprimermi per non dire parole non troppo gentili. Quindi in qualche modo la sua è una critica proprio al palinsesto televisivo, ai programmi. La RAI è una cosa proprio odiosa. Nel caso dell'Eredità si tratta di una vittoria di merito, no? Però ci sono game show dove si vince per fortuna o per destino. E in quei casi è giustificabile il fatto che ci siano vittorie con cifre così alte oppure no? No, secondo me è più giusto un gioco come può essere l'Eredità, che dia delle vincite per merito. Perché comunque sì, c'è anche il fattore fortuna, l'Eredità, si possono capitare domande facili o difficili o domande facili per te, che magari sei appassionato di un argomento e per dire non ti interessa niente del calcio ti capita la domanda di calcio e perdi. Però comunque va 25% fortuna e 75% merito, perché hai la cultura, diciamo. Beh, se una persona proprio merita, è giusto, anche come se uno lavora e lavora bene, è giusto che guadagni bene. Quindi anche se uno è culturalmente preparato, è giusto che guadagni, non andando in cifre esorbitanti. Un milione di euro è troppo? Direi proprio di sì.